Avevo telefonato e così sono venuto a vedere. Il 19 luglio l'auto era già lì, dunque. L'autopsia stabilirà che la donna morta è Maria Ricco, scomparsa di casa il 16 luglio, 3 giorni prima che la sua macchina bruciasse. Un particolare che insospettisce non solo gli investigatori. Una persona che, brutta parola da dire, muore il lunedì, non si può incendiare il mercoledì. Quale cosa migliore per togliere le impronte? Qualcuno ha ucciso Maria, concludono gli inquirenti. E solo dopo qualche giorno ha dato alle fiamme la sua auto per far scomparire le tracce. Ma chi è questa persona? Gli investigatori passano al setaccio la vita di Maria fin dal giorno in cui la donna scompare, dopo aver dichiarato che sarebbe andata a far visita a un parente. Un parente che non l'ha mai vista arrivare. Verso le 11 di sera. Amanti si danno appuntamento per il 16 davanti al cimitero. A dimostrarlo ci sarebbe una telefonata tra i due delle 18:10, seguita da un semplice squillo, forse un segno convenzionale. È in quel momento che scatta il delitto. Sergio darà alle fiamme l'auto di lei solo dopo essere stato sentito per la prima volta dagli inquirenti e metterà nel baule una bombola per inscenare il suicidio dopo averla sottratta da casa di Maria. Possibile. Fin dal primo giorno, Sergio, che aspetta da uomo libero il processo, si è dichiarato innocente. Ha detto di essere rimasto a casa quel pomeriggio, ma per un'ora e mezza la moglie l'ha lasciato solo e il suo computer risulta scollegato. Alcune intercettazioni, inoltre, sembrerebbero incastrarlo. Non hanno un cazzo! Basta questo a fare di lui un assassino, un uomo che ha voluto eliminare col fuoco tutto quello che restava di una relazione scomoda. Abbiamo una donna bruciata nella sua auto con le cornici, le fotografie dei figli. Carmelo, una bombola di gas inesplosa. Qualcuno stava inscenando, mi sembra, un depistaggio, no? in questa storia. Guarda, abbiamo il perfetto caso del non può non essere stato lui. Io però ti dico una cosa, chi può escludere che nel frangente in cui quella donna è lì, un predatore sessuale occasionale sia passato da lì, abbia abusato di lei e poi l'abbia uccisa? Naturalmente la mia è soltanto una fantasia, ma chi lo può escludere? Cioè, il PM e i carabinieri hanno fatto un lavoro, devo dire, molto accurato, ma oltre non possono andare. Hanno stabilito che lui è al telefono con la donna prima, che poi lui spegne il computer in un arco di tempo compatibile e che in qualche modo ha una ragione eventualmente per ucciderla, che è quello che il marito ha scoperto, la tresca. Però poi, se tu vai a una prova provata certa oltre ogni ragionevole dubbio che possa veramente aver ucciso questa donna, a mio avviso non c'è. Questo è il caso in cui la giustizia, secondo me, si deve fermare. Non puoi in qualche modo rischiare di mettere dentro una persona innocente. Non puoi rischiare di condannare una persona innocente. Io ritengo che non c'è la prova oltre ogni ragionevole dubbio. Vabbè, siamo ancora all'inizio del processo che appunto parte lunedì. Sarà importante però, Carmelo, capire cosa si può trovare nella carcassa di quell'auto, perché magari ci potrebbe essere qualche altro elemento. Alessandra. Infatti Gianluigi, una delle difficoltà è stata proprio questa, il fuoco che cancella le tracce. Si sono trovati davanti gli inquirenti a una carcassa di un'auto carbonizzata, c'era poi quella bombola di gas, c'era quell'elemento del portafoto che ha spinto per far pensare a una messa in scena di un suicidio, e non a un suicidio, certamente. Generale Garofano, davanti al fuoco però che possibilità ci sono? Non è la prima volta che ci occupiamo purtroppo di un elemento come questo, di una carcassa di un'auto carbonizzata. Rende, naturalmente complica di molto le cose. Molto, molto, indubbiamente. Se uno decide di usare il fuoco lo fa proprio per tentare di distruggere tutte le tracce. Però quando già ero al RIS di Parma facevamo degli studi in collaborazione con i Vigili del Fuoco per tentare di preparare dei reperti con delle impronte digitali e con del DNA, incendiarli e verificare se ex post, cioè successivamente, si potessero recuperare delle tracce. Beh, in qualche caso questo è riuscito. Se pensiamo che è migliorata la sensibilità delle tecniche, soprattutto per il DNA, la speranza è veramente limitata
ma non è nulla. Ma per cosa fa la differenza? Ci sono dei macchinari in più particolari? Direi la possibilità che quelle poche cellule che rimangono, e quindi quel poco DNA, possa essere amplificato e con delle tecniche molto più sensibili di ieri possa essere riconosciuto e consentire di arrivare a un profilo di una persona. Questo è possibile, però certo dipende poi dagli oggetti. Pensavo molto a quella bombola, perché magari non è stata esposta direttamente al fuoco, quindi è stata, tra virgolette, leggermente preservata. Dipende dall'azione devastatrice del fuoco. Se però quel fuoco non ha raggiunto un'elevatissima temperatura, qualche speranza in più rimane. Grazie. Martina Martagliati, tra poco, attenzione care amiche e amici a casa, avremo l'intervista all'amante che ha deciso prima del processo di metterci proprio lui la faccia. Ma lunedì, in questa intervista che ha fatto Martina Martagliati, eccolo qua, lo vedete prima e durante l'intervista con Martina. Però lunedì, Martina, parte appunto il dibattimento in aula. Cosa si prevede? Sì, esatto Gianluigi, lunedì in corte d'assise a Salerno parte il processo per l'omicidio di Maria Ricco. Sergio Avigliano è l'unico imputato, è assistito dal suo legale Rosaria Vietri. C'è un forte coinvolgimento e convincimento del PM Roberto Penna, che dice da 3 anni, anche durante le indagini preliminari, l'assassino di Maria Ricco è proprio Sergio Avigliano, e ha chiesto per 3 volte l'applicazione della misura cautelare in carcere. La Cassazione ha respinto, quindi cassato questa richiesta che però partiva dal convincimento del PM che ci fosse la pericolosità sociale e la reiterazione del reato. Oltre ovviamente ad Avigliano in aula ci sarà tutta la famiglia di Maria Ricco, che si è costituita parte civile, sostenuta dall'avvocato Cardiello, Costantino Cardiello, e si cercherà dunque di capire chi ha ucciso Maria. La moglie di Sergio Avigliano, superato il tradimento, gli sta vicino perché è sicura che il marito non sia l'assassino di Maria. Eppure Sergio, a noi di quarto grado, dice: io ci metto la faccia, voglio che gli italiani mi conoscano tramite quarto grado, la nostra giornalista Martina Martagliati, perché non ho nulla da nascondere, non sono stato io. Il servizio. Perché avvocato Vietri, Avigliano oggi vuole metterci la faccia? Semplice, perché è un uomo innocente, la sua vita è stata stravolta 4 anni fa, ma non solo la sua, purtroppo quella della mia famiglia, tra l'altro. Cioè, ho avuto ripercussioni in ambito lavorativo, in casa, dappertutto. Hanno distrutto la mia vita. Mosto di Ponte Cagnano mi ha chiamato. Mia figlia tornava a casa da scuola piangendo. Dunque, Avigliano, lei non si ritiene responsabile dell'omicidio di Maria Ricco? Ma non avrei avuto nessun motivo. Ma per quale motivo avrei dovuto fare una cosa del genere? Che effettivamente ci fosse una storia, oltre all'amicizia con la signora Maria, è vero. Ma l'ho detto io. Abbiamo sbagliato, sicuramente sì, ma il nostro errore è stato quello, finisce là. Innanzitutto noi il lunedì non ci siamo visti assolutamente, noi l'ultima volta che ci siamo visti risaleva una settimana prima. Poi per telefono ci siamo sentiti tutti i giorni, anche più di una volta al giorno, perché lei è un tipo molto scherzoso, chiamava a fare qualche battutina, mi si fotteva al lavoro e io pur stesso ricambiavo. Allora dov'era la sera della scomparsa? La sera del 16, secondo pubblico ministero, io ero a casa in quell'ora. Eravamo rincasati dal mare con la famiglia verso le 3-4, l'ora preciso non lo ricordo, più o meno. Poi mia moglie è uscita con l'altra figlia più grande, io sono rimasto con mia figlia la piccola. E in quel momento ne ho approfittato per chiamare, perché già avevo avuto delle telefonate precedenti che mi raccontavano di questa scoperta del marito, quindi. La signora, in maniera abbastanza concitata e repentina, aveva avvisato l'Avigliano che il marito aveva scoperto la loro relazione. Il signor Avigliano prova a telefonare, ma in realtà il telefono non squillava, o almeno questo era quello che lui ne recepiva, perché si sentiva uno strano nome. Emetteva un suono strano, effettivamente. E dopo quell'ultima chiamata? A quanto pare io sembra che abbia spento il computer, perché non me lo ricordavo questo sinceramente, e mi sono sdraiato sul divano. Che fine fa il cellulare di Maria allora dopo quello squillo? Non aggancia più nessuna cella e nessun BTS, cioè quel cellulare sparisce da quel momento. Ma il cellulare del suo assistito invece dove si trovava? In via Scavata Caserosse, dove lui abita. A che punto avrebbe stoppato la sua vita, la sua esistenza? Io la fermerei già ancora prima ancora che nascesse la storia. Soprattutto per quello che è successo, per lei che non c'è più adesso. Indietro non si può tornare. Vicino al corpo carbonizzato c'era una bombola e delle cornici prelevate a casa di Maria Ricco. Può essere stato lei a prenderle?
non c'è nessuna impronta né delle mani né tantomeno delle impronte dei piedi che potesse essere collocabile all'Avigliano. Quindi il signor Avigliano non è mai entrato in casa. L'auto di Maria viene vista in fiamme. Dov'era Avigliano in quel momento? Era sul posto di lavoro. Ed inoltre, proprio quando chi ha visto questo incendio poi lo ha raccontato agli inquirenti, il signor Avigliano era al telefono con la nuora della signora Ricco. La famiglia della signora Ricco dice come fa a guardarsi in faccia. Capisco la loro rabbia, hanno voglia di giustizia come ne ho voglia anch'io, ma la giustizia deve essere fatta trovando il colpevole, non un colpevole qualsiasi. Perché la famiglia della vittima però dice di non averla percepita collaborativo? Con quale coraggio dovevo guardare Peppino, che lo conoscevo da una vita, avendo questa cosa dentro che avevo una relazione con la mamma? Cioè, non era certo una bella cosa. Leggo in questa intercettazione, non hanno un cazzo. Lei, Avigliano, cosa intendeva con questa frase? No, la mia frase è ricorrente, non solo con mia moglie, ma anche con qualche collega, qualche amico che poi se ne parlava a telefono. Dicevo spesso, non hanno mai un cazzo, perdoni la volgarità, non hanno mai un cazzo e vogliono rompere i coglioni a me. Questa è la frase. Il fatto che non si trovi chi è stato, lascia un po' la mano in bocca. Per un senso di giustizia, per Maria, per i familiari, e se permette anche per me. Avigliano, lei ha ucciso Maria Ricco. Ma stai scherzando? Una persona che conosco da anni, a mio avviso meravigliosa, solare, stupenda, pronta alla battuta. C'era un feeling da noi, abbiamo sbagliato, come ho detto prima, che ci dovevamo fermare la nostra amicizia e basta.